Rita Levi Montalcini fu una delle più importanti studiose del sistema nervoso del secolo scorso. Con intuizione e tenacia portò avanti studi rivoluzionari sullo sviluppo del sistema nervoso, sullo sviluppo dei neuroni, argomento fino a quel momento molto oscuro. Individuò infatti il nerve growth factor, il fattore di crescita nervoso, che indirizza la formazione degli assoni durante lo sviluppo del sistema nervoso. Gli assoni sono i rami lunghi del neurone che permettono il trasporto dei messaggi chimici da un neurone all'altro. È la comunicazione fra neuroni che permette al nostro sistema nervoso di funzionare, che fa funzionare la nostra mente. Capire come si sviluppa il sistema nervoso è fondamentale e una delle possibili applicazioni delle scoperte di Rita Levi-Montalcini potrebbero essere una cura contro l'Alzheimer, contro la degenerazione del sistema nervoso. Non per niente lei e Stanley Coyne vinsero per i loro studi sulla formazione del sistema nervoso il Nobel per la medicina del 1986. Ma questo sarà argomento di un video futuro. In questo primo video su Rita Levi-Montalcini voglio concentrarmi sugli anni della sua vita giovanile a Torino. Giovanile, i primi 40 anni di vita. Rita Levi-Montalcini, infatti, nacque a Torino nel 1909 da una famiglia ebrea che le diede un'educazione libera e laica. Nonostante questa educazione libera, la famiglia di Rita Levi-Montalcini aveva interiorizzato perfettamente i modelli sociali e familiari della mentalità vittoriana, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra i sessi. Questa cosa nei primi anni di vita non le creò nessun problema, non fu motivo di attriti familiari perché le altre donne della famiglia, come la sorella maggiore Anna e la madre Adelina, accettavano senza problemi il ruolo subalterno di moglie, madre e figlia. Per esempio, la sorella Anna rinunciò senza nessun particolare risentimento al proprio sogno di diventare una scrittrice quando un suo cugino la chiese in sposa. Si trattava peraltro di un matrimonio combinato. Ma non fraintendete, questo non vuol dire che Rita Levi-Montalcini crebbe in un ambiente rigido e ginofobo, tutt'altro. Il principale effetto nella vita di Rita Levi-Montalcini di questa mentalità vittoriana fu uno scarso investimento da parte della famiglia nei confronti della sua educazione. Infatti, nonostante il fratello Gigi fu indirizzato alla carriera di architetto, le sorelle Anna, Rita e Paola furono costrette a iscriversi al liceo femminile. Si trattava di una scuola superiore per sole ragazze che impediva l'accesso all'università. In questo indirizzo di studi non veniva insegnata nessuna materia scientifica e si dava un'infarinatura generale delle materie umanistiche. Inoltre si dava una forte educazione per lo svolgimento dei lavori di casa. Come ricorda la stessa Rita Levi-Montalcini, alla fine dei suoi studi superiori non era per niente in grado di capire che un pipistrello non è un uccello. Ma e quali uccelli? Quelli semplici, i canarini, le rondini o gli uccelli invece, quelli più misteriosi, perfino i pipistrelli? Rita Levi-Montalcini però era sicura di una cosa, non voleva sposarsi e la conseguenza di ciò furono lunghi anni in cui non fece niente, in cui provò noia, senso di inutilità. Non voleva né mettere su famiglia né dedicarsi ai mestieri che erano stereotipicamente femminili, come per esempio la maestra o la scrittrice. 3 anni di vuoto. Poi avvenne un fatto tragico che la spinse a prendere una scelta. La governante della sua famiglia si ammalò di un tumore. La cosa creò grandi sofferenze nella sua famiglia e Rita Levi-Montalcini decise di volersi iscrivere a medicina per poter curare la propria governante. Purtroppo la povera donna
morì ancora prima che Rita Levi Montalcini iniziasse a seguire le lezioni private che l'avrebbero abilitata a seguire i corsi universitari. Quando Rita comunicò al padre la sua intenzione di iscriversi a medicina, questi fu molto dubbioso. Allo stesso tempo, però, avendola educata alla libertà, scelse di accettare questa decisione della figlia e anzi la aiutò a trovare gli insegnanti che le avrebbero insegnato le materie scientifiche che non aveva mai studiato alle superiori. Testardaggine e tenacia sono sicuramente due... Testardaggine e tenacia sono sicuramente due parole chiave nella biografia di Rita Levi Montalcini. Infatti, studiando da privatista, riuscì a recuperare gli anni di studio persi e poté iscriversi a medicina, assieme a sua cugina Eugenia, che la seguì in questa impresa. Qui conobbe il professor Giuseppe Levi, che fu suo mentore e la indirizzò allo studio del sistema nervoso. Nella sua autobiografia Elogio dell'imperfezione, Rita Levi Montalcini descrive Giuseppe Levi meglio di quanto potrei fare io in un video di pochi minuti. Si tratta di un uomo burbero, testardo e pieno di dignità fino allo stoicismo. Ma un altro aspetto che va sicuramente sottolineato della figura del professor Giuseppe Levi è che fu insegnante di ben 3 premi Nobel. Infatti, oltre a Rita Levi Montalcini, che vinse il Nobel per la medicina assieme a Cohen nel 1986, Giuseppe Levi fu insegnante anche di Salvador Luria, premio Nobel per la medicina del 1969, e Renato Dulbecco, premio Nobel per la medicina del 1975. In particolare, Giuseppe Levi indirizzò Rita Levi Montalcini verso lo studio dello sviluppo del sistema nervoso, un argomento in quel momento totalmente oscuro. La totale mancanza di tecniche e strumenti avanzati costringevano Rita Levi Montalcini a studi davvero frustranti, oltre che rozzi. Per esempio, le era chiesto letteralmente di contare una per una le cellule nervose che riusciva a osservare al microscopio in una sezione. Terminata questa ricerca, potreste iniziarne un'altra, non meno interessante di quella che state portando avanti. Potreste, con l'aiuto di una scala, contare tutte le foglie che ci sono sui rami dei due platani di fronte alla finestra e scrivere poi una breve nota, con il resoconto dei vostri conteggi, del numero di foglie dell'albero di sinistra e di quello di destra. È probabile che non riuscirete a capire se le eventuali differenze siano da imputare alla diversa esposizione ai raggi solari delle due piante o ad altre cause, ma questo è il destino del 99% delle ricerche che facciamo, inclusa quella che avete in corso. Era un'impresa totalmente impossibile, tanto che, stando a quanto racconta Rita Levi Montalcini, alcuni suoi compagni che si occupavano dello stesso studio sparavano cifre casuali, che però venivano accettate dal professor Levi. Tanta era l'ignoranza riguardo quell'argomento. Ricordiamo a tutti una cosa, Rita Levi Montalcini era ebrea e nel 1938 furono pubblicate le leggi razziali. La conseguenza di ciò fu l'espulsione di Rita Levi Montalcini e del professor Giuseppe Levi dall'Università di Torino. In quel momento della sua vita, la dottoressa Levi Montalcini era ricercatrice all'università, quindi fu costretta a interrompere i suoi studi sul sistema nervoso. Li riprese pochissimo tempo dopo in Belgio, dove si era rifugiato il suo insegnante Giuseppe Levi, ma i suoi studi in Belgio durarono davvero poco. Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, tutti temevano che la Germania di Hitler avrebbe invaso il Belgio, quindi Rita Levi Montalcini fuggì e riuscì a tornare a Torino, dove fu costretta a interrompere totalmente i suoi studi. Fu un periodo di insicurezza e di spaesamento. Poi, per fortuna, dopo un colloquio con Rodolfo Amprino, un altro studente di Giuseppe Levi, fu incoraggiata a riprendere i propri studi in proprio, aprendo un laboratorio casalingo.
Non ci si perde di coraggio di fronte alle prime difficoltà. Metta su un piccolo laboratorio e riprenda le ricerche interrotte. Si ricordi che Cal, in quella città sonnolenta, che doveva essere Valencia alla metà del secolo scorso, ha costruito un'opera fondamentale, che ha gettato le basi di tutto quanto conosciamo sul sistema nervoso dei vertebrati. Quando dico casalingo, intendo proprio casalingo. Rita Levi Montalcini trasformò la propria cameretta in un laboratorio scientifico. Sposto il libro. Qui studiò lo sviluppo del sistema nervoso negli embrioni di pollo e proseguì i suoi studi anche dopo essere sfollata dalla città verso la campagna, cosa che facevano tutti durante la guerra, temendo i bombardamenti. Fu proprio durante un viaggio in treno verso la campagna che Rita Levi Montalcini lesse un articolo che la convinse a concentrare i suoi studi sulla differenziazione dei neuroni durante lo sviluppo. Sì, perché i neuroni nel nostro cervello, ma anche fuori dal cervello, come nel midollo spinale, non sono tutti uguali. A seconda della zona del sistema nervoso si trovano dei neuroni che hanno delle forme e delle competenze diverse. Fu in questo laboratorio improvvisato che osservò per la prima volta l'apoptosi. Si tratta di un fenomeno fondamentale nello sviluppo del sistema nervoso. L'apoptosi è la morte programmata in massa di intere popolazioni di cellule nervose, si parla di milioni di neuroni che muoiono nell'arco di un tempo molto breve. Come un albero deve essere potato per crescere bene, allo stesso tempo i neuroni sovrabbondanti del sistema nervoso vengono eliminati e vengono tenuti solo i più usati. La vita e la morte sono due fenomeni strettamente correlati l'uno all'altro. Una cellula può, attraverso il ciclo di divisione cellulare, aumentare numericamente e poi differenziarsi, oppure può, con un ciclo abnorme cosiddetto, andare alla morte. Ma sono due cicli simili. In altro senso, noi abbiamo oggi un concetto, dal punto di vista della morte a livello cellulare, molto differente da quello di una volta. Si pensava un tempo che la morte fosse sempre una deprivazione, un'azione negativa. Oggi invece la vediamo anche come un fatto positivo. È un ciclo che si risolve nella morte anziché nell'aumento. È sempre un ciclo cellulare, cioè è un fatto fisiologico. Non è la fine, non è più quell'aspetto sinistro che noi leghiamo alla morte. Alcuni anni dopo, in Belgio, pubblicherà un articolo scientifico dove esporrà i risultati di queste sue osservazioni. Purtroppo, l'invasione tedesca costringerà definitivamente Rita Levi Montalcini a interrompere i suoi studi e a rifugiarsi fuori Torino. In particolare, sarà costretta a sfollare a Firenze, sotto falso nome, ovviamente. All'arrivo delle truppe anglo-americane, invece riprenderà la sua identità e intraprenderà anche una breve esperienza come medico di guerra. Poi, a guerra conclusa, ritornerà a Torino, dove riprenderà il proprio ruolo di assistente di Giuseppe Levi. Ma anche questo durò davvero poco. Nel 1949, infatti, ricevette una lettera da Victor Hamburger. Si tratta dell'autore dell'articolo scientifico che aveva letto anni prima in treno, che l'aveva indirizzata a studiare la differenziazione dei neuroni. Hamburger aveva letto l'articolo pubblicato in Belgio e aveva notato che i risultati della studiosa italiana differivano in modo sostanziale dai suoi. Quindi la invitava negli Stati Uniti a proseguire insieme gli studi, così da capire le motivazioni di questa discrepanza. La professoressa Rita Levi Montalcini accettò l'invito di Hamburger. E nel 1949 partì per gli Stati Uniti. Doveva stare semplicemente 6 mesi, ma alla fine proseguì gli studi lì per 30 anni. Ma questa è un'altra storia, di cui parleremo in un altro video. Nel frattempo, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per vederne altri. Ho intenzione di pubblicare altri video su Rita Levi Montalcini, proseguendo il racconto della sua biografia, ma questo lo farò in futuro. Ringrazio inoltre Ora Decima per aver recitato la frase del professor Tullio Terni. È un brevissimo canale esordiente di divulgazione. Trovate il link per vedere i suoi video in descrizione. E ringrazio anche il mio amico Matteo per aver preso la parte di Rodolfo Amprino. Lui non ha un canale YouTube.
Niente link in descrizione per lui. Noi ci vediamo alla prossima!